di lavoro, no, invece ci spiega bene Barbara Mazzolai, che inviterei sul palco, direttore del centro microbiorobotica dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che è una nostra vera eccellenza. Grazie, scusami, eccoci qua. Buonasera. Buonasera. Allora, spieghiamo il mostro. Sì, ce lo deve un po' spiegare, Sì. Allora, dove mi metto? Dove vuole. Anche sicura che non fa male? No, non fa va male. Va bene. Non leviamo il lavoro a nessuno. È un progetto di robotica bioispirata, innanzitutto. Cosa significa? Sono robot che prendono ispirazione dal mondo della natura per muoversi in un ambiente, quello che viene definito in robotica, non strutturato. A differenza di quello industriale che viene definito strutturato, i robot ispirati al mondo della natura devono muoversi in un ambiente mutevole, in un ambiente reale, e quindi devono sapersi adattare a condizioni che cambiano. Ecco perché è importante prendere ispirazione dalla natura. Questo è il primo robot al mondo che prende ispirazione dal mondo della natura vegetale, quindi dalle piante, e in particolare dalle radici delle piante, perché l'obiettivo è quello di fare un robot che esplora il suolo per il monitoraggio ambientale e per le applicazioni agricole. Fa favoloso. Perché le radici, no? Perché di solito il concetto che abbiamo e il pensiero che abbiamo sulle piante è che sono immobili, non si muovono. In realtà le piante sono dotate di movimento, lo fanno in maniera molto efficiente e lo fanno in particolare tramite le radici. Loro continuano a esplorare l'ambiente e, siccome si muovono in un ambiente molto complesso, che è quello del suolo, dove le pressioni sono molto elevate, anche l'attrito, allora la cosa che fanno, e qui ve lo dimostro in una maniera molto semplice, quello che fanno, aggiungono materiale, cioè nuove cellule in questo caso, a livello della punta, cioè dell'apice, e poi spingono. Quindi l'unica parte che cresce in realtà non è quella vicina al tronco, ma è quella più lontana. Più lontana dal tronco. E questo perché? Per conoscere il territorio, per sondarlo. Perché innanzitutto per motivi fisici, perché la fisica vale anche per le piante, quindi cosa devono fare? Devono muoversi spaccando il terreno, e lo fanno soltanto con la punta, perché altrimenti le pressioni sono talmente elevate, cioè i processi di drilling che conosciamo noi, quelli che scavano praticamente nel terreno, di solito hanno dei macchinari che spingono dall'alto e richiedono tanta forza per spingere la struttura. Quello che possono fare le piante è crescere dalla punta, e quindi il nostro robot, in maniera analoga, è come una 3D printer, ne parlavamo prima, è una 3D printer che però crea il robot da dentro, quindi c'è nel tronco un filamento, in questo caso è molto semplice la versione alfa, in realtà nella versione beta è proprio un materiale termoplastico che viene depositato sempre a livello della punta, quindi l'unica parte che viene spinta è la punta. Cos'è che ci interessa delle piante? Non soltanto il movimento per muoversi nel suolo, ma anche le capacità sensoriali, perché la punta delle radici ha capacità sensoriali per molteplici sensori fisici e chimici, quindi esplorano cercando l'acqua, i nutrienti, seguono la gravità, hanno capacità tattili, e questo per esempio è una cosa che ci interessa molto. Noi abbiamo sviluppato nel nostro laboratorio dei sensori tattili soft. Il nostro robot cosa fa? Ha dei sensori, quindi quello che imitiamo è anche il comportamento delle radici, e lo facciamo attraverso i sensori. Quindi i sensori consentono al robot di andare verso o lontano da uno stimolo sensoriale. Questo significa anche creare nuova tecnologia a livello sensoriale, per cui questi sensori soft, per esempio, che partono da lontano, partono dalla ricerca nelle piante, hanno generato delle superfici più flessibili. Questa è un'interfaccia flessibile dotata di proprietà tattili che fa una detection, diciamo, del tatto multitouch, cioè allo stesso tempo, e dà una dimensione 3D al touch, no? Quindi da questo è partito un brevetto internazionale che ha generato una nuova spin-off da tre nostri dottorandi che adesso sono nella Silicon Valley, esattamente per produrre questi che saranno, diciamo, i touch screen del futuro. Nascono dalla ricerca di base, ecco perché è importante, cioè IT finanzia progetti ad alto rischio con lungo termine, perché poi quello che noi vogliamo è esattamente questo tipo di ricadute, no? Cioè delle ricadute che portano magari a delle spin-off, a dei brevetti prima di tutto, e poi a delle spin-off, e quindi dalla ricerca di base arriviamo praticamente all'innovazione in azienda.
L'altra cosa interessante sono questi materiali che non sono semplicemente ornamentali, ma sono materiali ispirati ai materiali delle piante, perché molti movimenti nelle piante in realtà sono passivi, cioè non c'è energia se non quella all'esterno, non c'è metabolismo, ma loro usano cambiamenti ambientali come umidità e temperatura per muoversi. Ad esempio la pigna, che tutti conosciamo, è un organo morto, ma continua ad aprirsi e chiudersi grazie ai materiali, a come sono organizzati i materiali che rispondono all'umidità dell'aria. Allora, in robotica questo è molto interessante, perché vuol dire innanzitutto generare con dei materiali low cost, come questi, che praticamente rispondono, vedete, c'è un bending, è in realtà la risposta all'umidità dell'aria. Quindi io... Cioè si muovono in funzione dell'umidità dell'aria, sì, queste specie di alette qua. Assolutamente sì, quindi sono sensori di umidità, sono attuatori, cioè creano un movimento, e in più praticamente sono materiali che io posso inserire. Attraverso la predisposizione di questo oggetto, questo robot, voi avete tirato fuori anche dei brevetti per i quali si riesce ad avere una... Brevetti, per esempio, del sistema di penetrazione nel suolo, perché l'idea è... Brevetti dell'Istituto Italiano di come funziona? Noi abbiamo al nostro interno un ufficio di trasferimento tecnologico che ci segue, diciamo, dall'idea, quindi c'è una prima valutazione interna per valutare la bontà dell'idea, se funziona, può funzionare. Quindi lo stato dell'arte, quali sono i competitor, il mercato potenziale, e da lì poi cominciamo il processo fino ad arrivare dal brevetto poi a cercare l'investitore. Ovviamente abbiamo già generato più di 300 brevetti, l'istituto ha meno di 8 anni di vita e circa 10 start-up, alcune di queste appunto sono poi andate benissimo in America o in altri paesi. Grazie mille, questo lo facciamo, ce lo portiamo a casa, lo lasciamo qua? Come volete. Ma questi quanti ce n'ha? Due, ha detto, Alfa e Beta? Beta è a casa, è quello più evoluto. Un po' più evoluto, più piano. Tanto si può accomodare, perché sì, noi adesso mandiamo. Grazie.